Ho voluto parlare di progetti e iniziative concreti, capaci di generare un impatto significativo e immediato nelle nazioni nelle quali verranno attuati e che potranno espandersi non solo in termini di dimensione, ma anche in termini di settori di intervento. E sono progetti la cui realizzazione e i cui sviluppi intendo seguire personalmente. Per quelli non ancora avviati, i nostri responsabili sono pronti a partire immediatamente per la definizione della parte operativa. Ma chiaramente questo è solo l'avvio del piano, perché puntiamo a replicare i modelli di successo in tutti i paesi africani che saranno interessati. Ma è ovvio che un piano così ambizioso non potrà prescindere dal pieno coinvolgimento di tutto il sistema Italia complessivamente inteso, a partire dalla cooperazione allo sviluppo, dal settore privato, che è fondamentale coinvolgere nella nostra strategia, dato l'enorme patrimonio di conoscenza, tecnologia e soluzioni innovative che può vantare. Un piano di interventi con il quale vogliamo dare il nostro contributo a liberare le energie africane, anche per garantire alle giovani generazioni un diritto che finora è stato negato, perché qui in Europa noi abbiamo parlato spesso del diritto a emigrare, ma non abbiamo parlato quasi mai di come garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare, a non dover così recidere le proprie radici in cerca di una vita migliore, sempre più difficile da raggiungere in Europa. L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa. È esattamente quello che intendiamo fare, da una parte dichiarando guerra agli scafisti del terzo millennio e dall'altra lavorando per offrire ai popoli africani un'alternativa fatta di opportunità, lavoro, formazione e percorsi di migrazione legale. L'Africa che vediamo noi è soprattutto un continente che può e deve stupire, ma per farlo ha bisogno di essere messo alla prova e di poter competere ad armi pari nel contesto globale. Come è stato detto fin dall'antichità, dall'Africa sorge sempre qualcosa di nuovo. Ecco, l'augurio che faccio a ognuno di noi è che da questo vertice possa davvero nascere qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno si aspetta, perfino qualcosa che in molti non avrebbero creduto possibile. Perché smentire i pronostici, come sempre, è scrivere la propria pagina nella storia. Vi ringrazio.